e spingere l'assalto dell'nemico, giunto solo a due lunghezze. Vendicare la sconfitta dell'andata, giunta in un periodo difficile. Ora l'Olympus Olgiata vive di slancio la propria Serie A2. Benvenuti al Pala Olgiata, questa è la 18ª giornata del Girone B, quella in cui l'Olympus Olgiata, terza in classifica, affronta l'Augusta, quarta nella medesima graduatoria. Leggerissimo ritardo sulla tabella di marcia dovuto naturalmente alla grandissima pioggia che si è abbattuta sulla capitale e che naturalmente ha indotto le squadre, dopo aver terminato il riscaldamento in sede di riconoscimento insieme ai direttori di gara, di ritardare un minimo il percorso che divide gli spogliatoi dal punto terreno, dal parquet del Pala Olgiata. Andiamo a leggere però, mentre le squadre completano i saluti di rito a centrocampo, le formazioni con le quali Ranieri e Tringali si presentano a questo appuntamento decisivo, perché si affrontano la terza e la quarta in classifica rispettivamente l'Olympus e l'Augusta. Dopo questa gara ne mancheranno solo altre 5. Partiamo come di consueto dai ragazzi dell'Augusta, che si schierano in maglia rosso fosforescente col numero 1 Soso, 3 Ranno, 4 Danzo, 5 Diogo Camillo, 6 Carbonaro, 7 Creato, 8 Fortuna, 9 Cannata, 10 Giorginio, Jorge Enrique sarebbe, 17 Ricici, 19 in Domenico, 20 Ghirlanda, rispondono i ragazzi in maglia bianca che ora si salutano in panchina e si caricano prima del fischio d'inizio, col numero 1 Leofreddi in porta, poi 2 Osni Garcia, 5 Dalle Molle, 6 del Ferraro, 7 Velasquez, 8 Borsato, 10 di Eugenio, 11 Marchetti, 12 Leandro Alfonso, 14 Pull, 19 di Punto, 23 di Eugenio. Vicino a noi proporrà la diretta live streaming dell'evento anche l'Olympus Olgiata stessa, col commento della diretta stampa Marco Ottaviani, che per una volta non ci coadiuverà in sede di commento tecnico e aiuto e regia per quanto riguarda il tempo di gara. Borsato e Leandrinho sul punto di battuta della 18ª giornata del girone B della Serie A2. Interessante vedere chi si riuscirà a portare avanti una gara che si preannuncia equilibratissima. Qui sotto in primo piano vediamo completare il riscaldamento, entrare in temperatura Oscar Velasquez con fascia di capitano dell'Olympus. La gara è iniziata, il primo possesso è per i ragazzi di Ranieri, che devono dimostrare oggi di aver fatto ancora una volta tanti passi in avanti rispetto a una gara d'andata persa per 6-5. Fu la terza sconfitta nelle prime 7 giornate per l'Olympus, che di lì in poi ha perso solo 3 giornate fa contro il Futsal Isola. Borsato, Osni Garcia, ancora Borsato, dalla media distanza Borsato, non lontanissimo dall'incrocio. Andato subito Luis Borsato a tentare di mettere paura a Soso, che ha battezzato la traiettoria del pallone fuori e l'ha osservato scorrere comunque non lontano dall'incrocio dei pali alla propria destra. Qui Leandrinho si fa apprezzare per un recupero palla che non porta però a un fallo laterale, assegnato agli ospiti che battono lo scambio con Diogo Camillo, che torna da Soso. Soso avanza, va dritto per dritto da Fortuna, dietro Diogo Camillo, banda a sinistra. Olympus deve stare attentissima, 3-4 giocatori di classe assoluta di questa Augusta che sta andando alla grande, non perde da molto tempo, dal 9 gennaio contro il Futsal Isola, squadra che ha battuto sia l'Olympus che l'Augusta per quanto riguarda l'ultima caduta in ordine di tempo di queste squadre. Futsal Isola che sta dominando la regular season, prima in testa alla graduatoria appunto con 44 punti, l'Olympus è terza a 33, seconda a 37, il Futsal bisceglie l'Augusta, è dietro di due lunghezze a 31. Borsato anticipato secco, l'intervento di Osni Garcia, fallo laterale, dato a Fortuna. Soso, ancora Fortuna, scambia con Soso, rischia nella metà campo avversaria, lancio lunghissimo, intervento di testa positivo di Leofreddi, che non prende subito bene il contatto con l'avversario lì vicino, si fa sentire Leofreddi. Diogo Camillo scambia con un compagno, da ultimo va da Soso,
Palla lunga, l'uscita di Leo Freddi, le proteste dell'Augusta. Osni Garcia in verticale, sporcato, ancora palla dentro, attenzione al destro di Giorginio, Leo Freddi. Osni Garcia perde tempo, perde il tempo per servire Leandrinho, che comunque non si era sovrapposto. Inizio non facile per l'Olympus Olgiata, un paio di palloni già banalmente lasciati lì in uscita. Qui Giorginio, una giocata straordinaria, poi fortuna, ancora Leo Freddi che deve uscire, chiama calma, oltre che calma serve anche tanta attenzione ai dettagli, ai movimenti offensivi di un Augusta subito arrembante, che naturalmente ha bisogno solo della vittoria per scavalcare l'Olympus, che è avanti di 2 punti in campionato. Osni Garcia se ne va, Sosu a terra, blocca, retrocesso il pallone dietro, il capitano dell'Augusta che la rigioca direttamente in fallo laterale. Anche gli ospiti vanno in difficoltà se pressati. Olympus che ha gli uomini per tenere altissimo il baricentro. Velasquez lascia Borsato, calcia su un avversario, poi la recupera gli stesso Borsato in aria. Osni Garcia da fuori, ma ha toccato con un braccio in sede di stop Osni Garcia. Soso gioca stabilmente fuori dalla propria porta, deve stare attento all'Olympus che ha già subito 3 gol direttamente dagli estremi difensori avversari in questa stagione. Velasquez la lascia lì con la suola, Osni Garcia da Leandrinho per Borsato al limite dell'area, sbaglia Borsato, la lascia lì anche Giorginio. Velasquez col tacco, Borsato tra le braccia di Soso. Il titano in porta Soso, sarà difficile superarlo. Qui Osni Garcia, tiro praticamente in contrasto da parte dell'avversario, blocca Leo Freddi a terra. Osni Garcia, Leandrinho, Leandrinho, finte strette di Leandrinho che calcia addosso a Cannata. Calcio d'angolo Olympus, anzi fallo laterale in zona offensiva. Leandrinho lo batte fuori da Osni Garcia. Borsato la restituisce al 2 che va a destra da Velasquez, non passa Velasquez, trova solo il fallo laterale per deviazione del neo entrato Ricici. Situazioni importanti quelle che applicheranno Ranieri e Tringali per cercare di sbrogliare una matassa che per ora dice 0-0. Borsato, gran palla a Velasquez, intervento in scivolata di Ricici, calcio d'angolo, Borsato, tacco, suola, tacco per Velasquez. I due si intendono a memoria. Velasquez scava lungo proprio da Borsato, la sua coordinazione contro un avversario, vale a dire fortuna. Fallo laterale Olympus, tarda a portarsi in zona capitan Velasquez. Batte lui dietro da Leandrinho, solito avanzare sornione di Leandrinho che poi sbatte su Soso, palla in area di rigore, attenzione all'azione, Osni Garcia sulla linea e poi Soso. Ricici non passa, adesso l'Olympus è riuscito in quello che hanno fatto i suoi avversari nei primi 2 minuti, per schiacciare l'Augusta che esce soltanto scalciando via malamente palloni. Entra anche Del Ferraro nel frattempo, Leandrinho, Velasquez, Del Ferraro, Borsato si girava giù, calcio di punizione, duro intervento di Diogo Camillo, volto probabilmente a toccare il pallone ma ha sdraiato a terra il numero 8, che non è marcato al momento sul secondo palo. Adesso sì, va a porsi in area di rigore, schema chiamato da Marchetti, scusate, da Di Eugenio, chiama lo schema 2 Di Eugenio, pronto alla battuta. Soso fuori dai pali, Di Eugenio appoggia proprio, ha Borsato, la finta il destro contro un avversario. Una buona idea quella di Borsato, che poi velocemente va a prendersi il cambio di pugni. La palla laterale, i movimenti, poi Velasquez la gioca su Di Eugenio, lo stop in sinistro, ma la palla aveva già varcato
La linea laterale del campo, quindi se n'è già andato più di un quarto di gara. 0-0 tra Olympus Olgiata e Augusta nella diciottesima di Serie A2, quando Jorginho dà una palla straordinaria a Thiago Camello, che però fa davvero male col sinistro di Eugenio. Da Puhl, sale Puhl, appoggio a Del Ferraro. Marchetti, Del Ferraro, li ha ruotati praticamente già tutti i Ranieri. Marchetti, uomini freschi in campo, in grado di sferzare la difesa dell'Augusta, che ha il peggior attacco delle prime sei. La miglior difesa di tutta la due c'è l'Olympus. Puhl, Del Ferraro. Il sinistro non è il suo piede, voglio comunque l'esterno della rete, quasi ad indicare comunque la via da seguire dei compagni di squadra che dialogano bene ma poco concludono per ora verso i pali. Puhl deve proteggere Puhl, non è facile, alle sue spalle Cannata. Puhl, la magia di Puhl. Del Ferraro. Puhl. Reto Puhl sbaglia, Jorginho. Si invola ma viene fermato da Di Eugenio, trattenuto da Jorginho. Di Eugenio non riesce a passare col filtrante, vogliono il cumulativo. Quelli dell'Olympus con Beto vanno a pressare. Augusta costretto a tornare da Soso e poi ad avanzare sulla banda sinistra. Un tiro totalmente innocuo e quello che era stato richiesto a gran voce dalla panchina di Ranieri viene ora accordato. Fallo cumulativo sull'Augusta per la trattenuta di Jorge Enrique. Più facilmente iscrivibile all'anagrafe come Jorginho, sul proprio omologo con la maglia numero 10 di Eugenio. Beto Puhl. Del Ferraro. Ha dato a Leandrinho che ha cambiato banda su Marchetti. L'attende ancora dietro il 12. Si va da Beto Puhl. Spalle alla porta, prova a utilizzare il fisico. Soso ancora molto bravo. Jorginho. Diogo Camillo in profondità, poi va a raccogliersi il pallone. Scusate, è ora Diogo Camillo. Diogo. Soso. Possesso palla stretto dell'Augusta, un miracolo di Leo Freddi che va giù in una frazione di secondo. Il tiro era stato di Diogo che qui lascia a Soso. La finta di Soso che rimane stabilmente nella metà campo dell'Olympus, rischiando e lasciando la porta vuota, ma Jorginho riesce ad andare a sinistra, il possesso ancora dell'Augusta. Diogo, sale Diogo, il dribbling non riesce, Leandrinho è lì, Jorginho però con deviazione da parte di Del Ferraro, che applaude se stesso ma cerca anche di ravvivare l'impostazione difensiva da parte degli avversari, da parte dei compagni di squadra. Piove forte, lo sentiamo sul gazebo del Palo Olgiata quando l'Augusta imposta a lungo praticamente la linea di fondo. Poi si torna al centrocampo. Diogo Camillo dentro l'area di rigore. Cannata l'ha rigiocata indietro, dove Diogo Camillo deve inseguire a porta vuota. Leandrinho a pressare. Soso, superiorità numerica dell'Augusta ristabilita con Soso che retropassa a Diogo Camillo. Intervento, scivolata di Marchetti che prende il pallone e scalcia via. Fallo fiscato contro l'Olympus. Arrabbiano non poco dirigenti e tifosi dell'Olympus Olgiata qui sotto la nostra postazione per un intervento che a parer nostro anche era sul pallone. Il direttore di gara più vicino ha probabilmente notato l'irregolarità comunque in gioco pericoloso o un tocco di Marchetti in scivolata su un avversario nel tentativo. Andare a prendere il pallone Diogo Camillo, 7 minuti sono trascorsi. Soso, il destro del portiere dell'Augusta. Sibila vicino al palo di Leo Freddi, che aveva comunque battezzato fuori. Leandrinho, Puhl, Leandrinho, le sue finte, appoggia indietro a Del Ferraro. Si torna da Leandrinho, prova a sfidare un avversario. E Jorginho si para davanti il numero 10, la mette in fallo laterale Del Ferraro. Del Ferraro, Soso la tiene lì. Jorginho poi con una gran giocata, con un no look indietro a Diogo Camillo. Rischiano, grida l'Augusta, ma hanno per ora in Soso un ottimo interprete del ruolo di salvatore della patria. Puhl.
del Ferrara. Pull. Sale Pull. Leandrinho, palla incollata al destro del Ferraro. Beto Pull con l'esterno da dalle molle, il suo diagonale. Non aveva capito l'intenzione Pull, che non ha chiuso sul secondo palo, un movimento che l'avrebbe fatto presentare a tu per tu con la porta spalancata, difesa da Soso, che ora rinvia su Diogo Camillo. Pressato da dietro, poi un fallo secondo l'arbitro, prima Ricici, poi cannata, calcio di punizione contro l'Olympus, battuto ora da Diogo Camillo. Soso avanza, desiste dal voler tirare, Ricici fa passare benissimo, ma Del Ferraro fa un grande intervento difensivo come al solito. Del Ferraro, Leandrinho, Borsato, appena rientrato Borsato va da dalle molle, raccoglie la respinta della difesa dell'Augusta Borsato, gioca dall'ultimo uomo che è Del Ferraro, si va da Leandrinho, movimento ad uscire di Borsato, Soso deve solo allungare la mano a terra, tiro sporcato di Leandrinho, qui cannata con problemi nel controllo, serve praticamente Leandrinho, Leandrinho indietro col tacco da Del Ferraro, si attende la salita di Luis Borsato. Palla veloce su Leandrinho, grande occasione per l'Olympus. Soso, il suo rinvio è su Jorge Enrique, Jorginho, che torna da Diogo Camillo. Ricici, Diogo. Diogo lungo da Ricici sulla linea di fondo, palla che non esce secondo l'arbitro, Soso da fuori con la punta ancora una volta. Schema già visto, Leofreddi va lungo, non riesce Borsato in scivolata a tenere dentro, vuole baricentro più alto da parte dei compagni di squadra, lo chiama a gran voce. Dalle molle e Osni Garcia sembrano seguirlo. Ricici, Soso. Lunghissimo lancio, è solo preda del rinvio dal fondo di Leofreddi. Osni Garcia scambia con Borsato, lungo dalle molle Borsato, Velasquez è rientrato anche lui, Osni Garcia col diagonale, palla che sfila sul fondo. Soso corto da cannata, Diogo Camillo. Intagliata, c'era lo spazio per l'inserimento di Jorginho che non si è inteso col compagno, il 10 andava incontro, il compagno l'ha cercato in profondità, Borsato da dalle molle il controllo, non è facile però contro un Augusta che si chiude bene in questo frangente, scusate, come accade tra l'altro da qualche minuto. Velasquez, Garcia da Borsato, la sposta in destro, da nulla, Borsato, un lampo, quello dell'1-0 dell'Olympus Olgiata, le partite chiuse, le aprono i fuoriclasse, 1-0. Dal nulla Borsato. In un fazzoletto va a spostare il pallone, trafigge imparabilmente il portiere, qui è servito, attenzione da Soso che sbaglia, Borsato dopo la scivolata, Velasquez, Soso ancora in scivolata, poi ad allontanare, occasione convulsa, proteste da parte della panchina di Ranieri, Leandrinho prosegue sulla banda sinistra dove Borsato sembra essersi acceso, Borsato la gioca indietro, male però, ma bravo Velasquez, la finta di Velasquez che cade a terra, va a contrasto Osni Garcia, partita che si è accesa, tutto insieme, scusate, tutta in un botto.
controllano il cronometro gli spettatori, lo facciamo anche noi. Abbiamo scollinato la metà della prima frazione, siamo al decimo minuto e 40 secondi quando Borsato, servito da Velázquez, va a destra, poi si torna da Osni García. Velázquez, Borsato, la lascia lì Velázquez, una magia di Borsato, finta a dimenticarsi il pallone. Velázquez aperto lungo indietro, male questa gestione del calcio d'angolo da parte del capitano dell'Olympus. Augusta che può ridisporsi e quindi provare con Jorginho dalla banda destra, di fronte proprio Velázquez. Jorginho passa in mezzo a due con un numero, poi l'intervento scivolata di Osni García, deciso, per usare un eufemismo. Jorginho ha giocato per Diogo Camillo, la sventagliata improvvisa di Diogo Camillo. Ci provano tanto dalla distanza, tanto anche quasi dalla linea di centrocampo i giocatori dell'Augusta, ma un portiere come Leo Freddi deve davvero soffrire uno svenimento per poter subire un gol da quella distanza. Leo Freddi ha appoggiato Osni García, quindi Leandrinho. Leandrinho in diagonale, Borsato stavolta non stoppa bene, occasione ghiottissima, Augusta più aperto del normale, o meglio di quello che ci ha fatto vedere in questi primi minuti della prima frazione nell'occasione precedente, non l'ha sfruttata l'Olympus, quell'uomo che per ora decide il match. Jorginho servito da fallo laterale, solito ballo sul pallone di Jorginho, poi Diogo sta tentando probabilmente di buttare giù le reti di protezione dietro a Leo Freddi, che rinvia praticamente servendo il collega Sosso, che mantiene alto il ritmo, andando da Jorginho che calcia sul ripiegamento di Borsato. Quindi Jorginho ancora con di fronte Borsato, una giocata nello stretto straordinaria di Jorginho, che ha proprietà di palleggio fuori dalla sensibilità comune, fa delle cose a una velocità che purtroppo nemmeno riusciamo a descrivere a volte. Del Ferraro, Leandrinho, Osni García, Velázquez dalla banda destra, ne ha due di fronte, va da Leandrinho che va giù, è calcio di punizione. Il cartellino giallo per Jorginho. Il responsabile del settore arbitrale sotto la nostra prestazione, sotto la nostra postazione, a prendere appunti in maniera attenta sulla prestazione dei due direttori di gara, che per ora, oltre a tenere in pugno la partita, la conducono con autorevolezza e, possiamo dirlo a ragione, nei primi 12 minuti e 12 secondi non ha sbagliato praticamente nulla. Tante soluzioni, una di queste la bordata di Di Eugenio, c'è anche Osni García nei pressi, pull largo a destra, barriera folta di fronte a Soso, parte Di Eugenio, bordata su Soso in uscita. Fallo laterale quindi per l'Olympus. Jorginho guida la pressione in maniera timida dei suoi, allora scambiano quelli dell'Olympus. Osni García da Pool, quindi del Ferraro, ancora Beto Pool. Osni García, bella giocata nello stretto, poi viene toccato, ma del Ferraro su Jorginho. Straccia anche del Ferraro, Jorginho la sradica dai piedi di Velázquez e se ne va. Intervento di Beto Pool è ottimo due volte, allora Velázquez, doppia palla recuperata da Beto Pool, vediamo se Velázquez lo premia. No, va da Osni García che calcia su un avversario, è un ottimo Olympus in fase di recupero palla. Osni García
Courtois Betoboul con una deviazione probabilmente, anzi no, direttamente alto, sopra la traversa di Soso, ma brivido per i giocatori e per i supporter dell'Augusta qui vicino a noi anche Soso. Jorginho col petto, chiamano fallo quelli dell'Augusta. Osni Garcia non si cura delle proteste che coinvolgono anche Mister Tringali e anche la tribuna vicino a noi. Qualcuno che va a inveire sui giocatori in campo, situazione comunque sotto il controllo dei direttori di gara. Quando siamo giunti al tredicesimo minuto, quasi al completamento del tredicesimo minuto nel corso del primo tempo, l'Olympus Olgiata conduce per 1-0 sull'Augusta nella 18ª giornata di Serie A2, girone D. Vi parliamo dal Pala Olgiata, sito in Roma Nord, quando Soso si appresta al rinvio. Rimesso lungo su Jorginho, ma la marcatura di Del Ferraro per ora non lascia respiro al fenomeno dell'Augusta. Soso, Diogo Camillo, Jorginho gliela fa tornare Diogo Camillo dall'altra parte, esce Leo Freddi, due volte Leo Freddi. Ricici che batte il calcio d'angolo, a ritroso dove Diogo Camillo stoppa, da lì può anche tirare, infatti Velasquez lo sa, gli si para di fronte, Soso in verticale, il recupero palla di Del Ferraro che non fa sconti, le proteste di Cannata, quasi che parte del pubblico alla nostra destra, non prenda benissimo appunto l'appunto, scusate la ripetizione, che andava a fare Cannata al direttore di gara, il fallo è di Jorginho. È il quinto fallo ospite. Del Ferraro batte velocemente questo calcio di punizione su Oscar Velasquez, il capitano. Osni Garcia. Del Ferraro. In verticale. Betoboul. L'appoggio indietro. Del Ferraro da Velasquez. Gran giocata nello stretto di Velasquez. Di fronte a un avversario in surplus. Velasquez torna indietro da Osni Garcia. Paziente l'Olympus con Del Ferraro. Osni Garcia. Betoboul, ruotano veloce, tornano dal numero 2, poi Velasquez, staccatosi dai blocchi, tocca Osni Garcia, spostato con la spalla, Diogo Camillo, l'ultimo tocco è del giocatore dell'Olympus, e fallo laterale per l'Augusta, Osni Garcia dal 5 sportivamente, l'avversario sulla fascia di competenza, Soso, indietro, poi Jorginho, occhio a Jorginho, il filtrante, ed è il gol del pari, Ricici. Il passaggio filtrante di Jorginho, straordinario nel liberare il numero 17 al tiro, 1-1 Augusta. Timeout chiamato in quest'istante dalla panchina dell'Olympus, ne approfittiamo per una piccola pausa. L'Olympus dalla palla centrata che è stata raccolta poc'anzi in rete da Leo Freddi, trafitto sotto l'incrocio dei pali, un gran tiro di Ricici che è stato liberato da un passaggio filtrante straordinario di Jorginho. Queste le individualità dell'Augusta che hanno portato al gol del pari 1-1 al Pala Olgiata. Individualità, quella invece di Luis Borsato che questa gara con un destro al fulmicotone l'aveva sbloccata. Ora Betoboul da Marchetti, alza la pressione Jorginho, lo fa in maniera positiva e ora è spinto anche dal pubblico ospite, palla giocata dentro, Del Ferraro costretto in fallo laterale. Deve subire il momento degli avversari l'Olympus. Corner di Ricici, la chiama Diogo Camillo lontana, la riceve Soso. Diogo Camillo, palla Ricici, l'autore del gol del pari. Diogo Camillo, Soso. Ancora Diogo Camillo, la porta è vuota, non può naturalmente sbagliare. Diogo Camillo come fa? Servendo direttamente il fallo laterale che ora batte Luca Marchetti. Del Ferraro servito da Betoboul, poi Osni Garcia. Dentro si è mosso come al solito Marchetti. Osni Garcia, ritroso da Del Ferraro. C'è Marchetti. Del Ferraro. Pull. Osni Garcia. Eto non passa, fallo laterale per l'Augusta. È stato ottimo l'intervento di Jorginho, che è riuscito anche nel far carambolare sul piede dell'avversario il pallone. Soso, Jorginho in un fazzoletto si gira e colpisce un palo clamoroso il numero 10.
Petopoul, scossa l'Olympus, sferzata da questo palo di Jorginho, giocatore che crea un po' come Borsato, il tutto dal nulla, il 10 dell'Augusta, davvero straordinario. Osni Garcia, Osni Garcia col sinistro, non lontano dal gol del 2-1. Sosso gioca palla lunga dove la stoppa Cannata, si torna dietro da Ricici che l'ha tenuta in campo, quindi Diogo Camillo. Diogo Camillo offre al movimento di Jorginho che salta l'avversario, va giù, calcio di punizione. Munito Beto Pun nel frattempo. Gamba trascinata per Jorginho. Beto Pun ha fatto qualcosa per spostarsi, al limite il fallo. Difficile pensare all'ammonizione, quantomeno perché serve la volontarietà nel voler interrompere un'azione pericolosa da parte degli avversari. Diogo Camillo, Pul che comunque è già in panchina. Borsato e Marchetti in barriera accanto a Leofreddi, parte Diogo Camillo. Appoggio di piatto, fuori Jorginho, Leofreddi due volte, Leofreddi miracoloso. Va a dare il 5 Ricici che ha segnato già il gol dell'1-1, stava per segnare quello del vantaggio ospite qui al Palalgiata. Diogo Camillo, Soso dentro, viene Cannata a restituirla al proprio portiere, è pressato Ricici, fisicamente è fortissimo, il fallo di Desperato, ancora una volta fischiato dal direttore di gara, è il quinto per l'Olympus, allarga le braccia a Ranieri. Quando la punizione è già battuta, Diogo Camillo, Soso. In verticale Soso, rischia Soso, Diogo Camillo, palla che passa, il cucchiaio di Jorginho che qui si piace troppo. Leofreddi, Marchetti, Del Ferraro, Borsato, da lì il gol dell'1-0, qui l'assist dentro, va giù Marchetti, calcio di punizione per l'Olympus e il sesto fallo sarà tiro libero. 3 minuti al termine di tempo effettivo di questa prima frazione che sta per vivere un altro momento topico con un calcio piazzato. Con la formula del tiro libero per l'Olympus Olgiata, il fallo contestato dall'Augusta che diceva di essere entrato sul pallone, è volato Marchetti, è volato anche il pallone molto lontano da lì, molto lontani da lì, siamo noi, vicino era il direttore di gara. Borsato che naturalmente non sceglie il dischetto del tiro libero ma direttamente il punto in cui è stato effettuato il fallo, essendo quest'ultimo più vicino alla porta di Soso. Borsato contro Soso, tiro libero per l'Olympus, 3 minuti dal termine del primo tempo, parte Borsato, rallentata Borsato, raso terra, non perdona Soso, è la doppietta del numero 8, ancora lui, ancora Luis Borsato, 2-1. Jorginho, Diogo Camillo, il time out l'aveva chiesto l'Augusta, quindi sul 2-1 un po' di pausa per noi. La palla centrata la dovrà battere a 3 minuti e 29 dal termine del primo tempo. L'Augusta 1986, Jorginho e Cannata sul punto di battuta. Riparte l'attacco dei giocatori in maglia rossa da Diogo Camillo dopo il secondo gol di Borsato. Soso, Jorginho al volo per Diogo Camillo, converge come al solito sul sinistro, poi sceglie Ricici la soluzione sulla banda opposta, si torna da Diogo Camillo, autentico metronomo con la punta, stoppato da un compagno, la palla è Cannata, si lotta in area di rigore, ne esce l'Olympus in qualche modo, ma prosegue l'Augusta con Diogo Camillo. Osni Garcia lo guarda negli occhi, si va a sinistra per Ricici, indietro per Soso, ancora Diogo Camillo, Jorginho al volo, dentro Cannata, Cannata in area di rigore, lascia Jorginho, intervento miracoloso di Osni Garcia. Chiamano
fallo sul portiere, attenzione che Giorginio è già ammonito. Leofreddi con la spallata del numero 10 Giorginio, che con lo sguardo si va a spiegare con Borsato, i due migliori in campo. Leofreddi si lamenta con l'arbitro, lo fa anche Ranieri dalla panchina, ma è calcio d'angolo da quest'altra parte per l'Olympus, che batte con Leandrinho, la scavata lontana da Osni Garcia, stavolta buona la coordinazione del numero 2 che due partite fa qua in casa contro l'Avis Playa de Policoro non ha giocato la migliore delle sue performance con la maglia dell'Olympus, oggi sta invece ribadendo un'ottima prestazione in campo. Giorginio, che poco fa ha rischiato il secondo giallo, finte che conosce solo lui, Diogo Camillo. Si muove elastico Giorginio che sbaglia, fallo laterale per l'Olympus. Leandrinho lungo, Borsato può solo rincorrere e dare cambio a Del Ferraro per questi ultimi infuocati minuti di questa bella prima frazione qui dell'Olympus. Solgiata, sesto fallo anche dell'Olympus qui. L'intervento di Del Ferraro, il pallone che vola via. L'incredulità, scusate, di molti. Diogo Camillo, tiro metrica alla rincorsa, Leofreddi, Diogo Camillo ancora, Leofreddi a bloccare e a rinviare lungo. Soso, neutralizzato il tiro libero a Diogo Camillo, non era riuscito a fare lo stesso Soso con Borsato, ma attacca la busta con Giorginio, Giorginio prova a spostarla, Giorginio non è lui a portarsela fuori, l'ultimo tocco è di Leandrinho, Giorginio la gioca veloce perché non manca molto di controllare di rigore, un paio di contatti, Leofreddi ha già rinviato su Oscar Velasquez, rischia Velasquez l'impossibile, infatti cannata, appoggia Giorginio, la palla ancora dentro in area di rigore, arriva da fuori in destro Leofreddi, ancora col piede a tenere in piedi l'Olympus. Proteste infinite dalla panchina, intensissimo finale di prima frazione, è ammonito Di Eugenio in panchina. Pulco la pettorina, pronto ad entrare anche per mettere il suo fisico a servizio di Ranieri per queste ultime battute di una prima frazione di gran sofferenza per l'Olympus a fasi alterne. Ricici. Beto Pullo al posto di Oscar Velasquez nel frattempo, prima del fallo laterale. Ricici, Soso, Diogo Camillo, col sinistro da cannata dentro l'area di rigore, Giorginio non fazzoletto, non so che cosa tentava di fare Giorginio, ancora fallo, ancora cartellino giallo, è il secondo per il 10 dell'Augusta che se ne va sotto la doccia, anticipatamente nel primo tempo. Fallo da dietro di Giorginio, che certo era senza cattiveria, che certo era senza braccia, che certo era anche senza calci nei confronti dell'avversario, ma era furbescamente ad interrompere una probabile azione di ripartenza e quindi l'Augusta 1986 giocherà d'ora sino verosimilmente alla fine di questa prima frazione con l'uomo in meno, e che uomo in meno è Jorge Enrique ad abbandonare il campo qui, a prendersi anche il suo tempo. Centro del cerchio di centrocampo, si sta spogliando Giorginio, ma la prende benissimo il pubblico del Pala Olgiata, che intima al 10 di allontanarsi velocemente dal terreno di gioco. Proseguono le spiegazioni tra i tanti brasiliani in campo e Giorginio scalzo
abbandona l'MLM il terreno di gioco. Aveva rischiato forse più prima andando addosso a Leo Freddi, che con questo intervento da dietro valutato dai direttori di gara come falloso. Espulsione di Giorginio che genera tiro libero per l'Olympus. Luis Borsato ancora contro Soso per il secondo tiro libero di questo primo tempo in favore dell'Olympus. Borsato appoggiato al palo, si attende molto per fare riprendere il gioco perché Giorginio solo adesso abbandona il parquet nel palaggiata. Borsato contro Soso, la rincorsa del numero 8, diretto, palo e fuori. Soso rimette lungo Soso all'uomo in meno, l'Augusta, attenzione in area di rigore Diogo Camillo, va giù, è ancora lui a commettere fallo, altro tiro libero per l'Olympus. Vuole batterlo Borsato che va a dare il 5 a tutti, no, lo lascia dalle molle. È il suo turno, Borsato va in panchina, adesso è il 5 che sfiderà Soso. Ricicci a conversare con Giorginio che ora è qui tra il pubblico. La rincorsa di Dalle Molle contro Soso, Dalle Molle contro Soso, fuori Borsato ad alimentare il tema, ancora il numero 8 che cade, non c'è fallo stavolta. Soso, sempre 2-1 Olympus Solgiata sull'Augusta, Soso calcia direttamente tra le braccia di Leo Freddi che fa correre Osni Garcia con l'uomo in meno l'Augusta, prova a difendere in questi ultimi secondi della prima frazione con Garcia che dà Dalle Molle, la palla rimpalla di nuovo dal 2 che va dall'8, è Borsato. Osni Garcia da fuori dell'area di rigore, ancora a dialogare con Borsato, poi dentro Dalle Molle, era solo, non glielo chiama nessuno. Osni Garcia ancora da Dalle Molle, può girarsi, il numero 5 la tiene, il cross dentro, respinto fuori. Fallo laterale per l'Olympus. 55 secondi al termine del primo tempo. Dalle Molle va da Osni Garcia, trova dentro Pull, Soso! Doppio miracolo di Soso, incredibile! Borsato poi. Borsato, difendono tutti quelli dell'Augusta bassissimi. Osni Garcia, Beto Pull, è rimasto a terra Soso, che si è fatto malissimo, ma merita l'applauso di tutto il Palaggiata per la classe e il coraggio che ha messo in due interventi. Straordinaria difesa della propria porta. Rimane a terra Soso che ci ha messo il collo, il volto quanto più possibile per evitare la terza capitolazione della propria porta.
giusta che ribatte restituendo sportivamente il pallone all'Olympus che l'aveva messo fuori dopo che Soso aveva salvato la terza caduta della propria porta con due interventi di puro coraggio e classe. Borsato appoggia nel frattempo a Garcia, ancora Soso in uscita. Dalla prestanza atletica, il senso della posizione del portiere dell'Augusta a tenere questo 2-1 che l'Olympus vuole provare ad incrementare prima della fine della prima frazione, quando verosimilmente riprenderà la parità numerica l'Augusta, appunto. Osni Garcia, Di Eugenio, Osni Garcia, scambio con Di Eugenio, alza il ritmo, anche il pallone per Beto Pul che dà fuori, ancora Di Eugenio, Beto Pul dentro, Soso in uscita, deludere l'intervento di il tentativo, scusate, di assist di Pul, quando giunge il duplice fischio dei direttori di gara che mettono fine a una splendida prima frazione. Conduce l'Olympus Solzata sull'Augusta per 2-1 nella 18ª giornata di Serie A2 girone B. Noi ci risentiamo nella ripresa. Tutto pronto per la ripresa delle ostilità qui dal Palo Olgiata, la 18ª giornata della Serie A2 girone B, quando l'Olympus Olgiata sta conducendo con due gol di Borsato per 2-1 su un Augusta che aveva accorciato momentaneamente con gol di Ricici su assist di Giorginio, l'uomo simbolo e maglia numero 10 della formazione ospite, che ora è però qui tra il pubblico, appunto, dei sostenitori della squadra in maglia rossa, perché espulso dopo doppio cartellino giallo nel corso della prima frazione, dove più volte l'Olympus è andata vicino al gol del 3-1, anche se ha sofferto a fasi alterne. Il gioco degli avversari, soprattutto le individualità offensive, fuori di dubbio tra le migliori di questa categoria, di una squadra che si presenta qui al Palo Olgiata col chiaro intento di battere l'Olympus terza e quindi di scavalcarla, appunto, sul podio del girone B, essendo l'Augusta quarto a due lunghezze dall'Olympus. Ricici e Cannata sul punto di battuta dell'inizio della ripresa, che viene adesso col numero 17 subito pressato da Beto Pul, Borsato dopo un secondo dall'inizio della ripresa, subito calcio d'angolo conquistato, lo va a battere Osni Garcia, indietro Osni Garcia da Di Eugenio, di nuovo Osni Garcia, Borsato a raccogliere dalla media distanza, a lasciare quasi a Di Eugenio, poi Borsato inventa per Beto Pul, fuori Di Eugenio, possesso palla da girare, l'Olympus che continua con passaggi orizzontali, Beto Pul tocca male, indietro direttamente da Leofreddi che deve andare da Di Eugenio, sale il 10 di Ranieri, allora Beto Pul, Borsato, inventa ancora la grande su Di Eugenio, Osni Garcia, il destro, Soso in angolo. Terzo miracolo, vero, se contiamo quelli che Soso sul finire del primo tempo ci ha offerto a difesa della propria porta, quella dell'Augusta. Un secondo intervento in uscita gli ha causato anche un piccolo infortunio, poi rientrato, Borsato, Borsato, finta, Borsato, rimane in piedi fino in fondo, la tiene quando la palla è però andata oltre. Qui Borsato e Ricici si sono toccati correndo velocemente verso l'altra metà campo, si spiegano i due connazionali. Grida qualcosa nel suo idioma Giorginio, che seppur con qualche lezione di portoghese appresa negli ultimi tempi non riusciamo ad intuire. Diogo Camillo, Cannata, ancora Diogo Camillo, pressato da Velasquez, il blocco di Cannata che funziona, allora Diogo Camillo se ne va, ne salta tre, Leofreddi, ultimo baluardo di un Olympus che può ripartire con Osni Garcia, falcate ampie, dall'altra parte Soso, due grandissimi portieri oggi. Contuso dopo un cost-to-cost, Diogo Camillo direttamente contro il sostegno qui sulla sinistra dopo aver calciato contro Leofreddi al termine di un'azione che definire travolgente sarebbe un eufemismo. Non ha battuto per fortuna la testa il capitano dell'Augusta, ma è dolorante all'altezza del ginocchio sinistro. Occasione per rifiatare per le due squadre dopo un inizio di ripresa a 200 all'ora, così come era stato il finale della prima frazione. Sono un minuto 12 secondi trascorsi nel secondo tempo qui al Palo Olgiata, 2-1 per l'Olympus padrona di casa sull'Augusta, però offre davvero scampoli di grande futsal sia collettivo che individuale. Qui Diogo Camillo ha bisogno probabilmente di qualche minuto ancora per riprendersi, lo trascorrerà verosimilmente in panchina, infatti è così.
Palla laterale per Borsato, gli applausi dei supporters dell'Augusta ad augurare una veloce ripresa a Diogo Camillo. Gioco nel frattempo anche è ripreso con Beto Pull. Borsato protegge Suola, da poi Oscar Velasquez, un po' appannato oggi, il capitano dell'Olympus, rientrato da poco dal periodo di squalifica. Indietro Borsato, la finta sull'appoggio di Velasquez, poi costretto a un retropassaggio da Leo Freddi. Fuori inquadratura, ma Osni Garcia, Velasquez ancora Osni Garcia, uccide lì il pallone Borsato che si gira e lo gioca indietro. Metronomo delle azioni offensive Borsato, va da Velasquez, Beto Pull allargato, Borsato la tiene, l'appoggia indietro. Arriva il mancino poi di Osni Garcia, stavolta Borsato fa l'assist, esultanza caratteristica di Osni Garcia che scaglia sotto la traversa il 3-1 dell'Olympus. Non resta che applaudire le gesta dei giocatori di entrambe le squadre, che ci fanno vedere numeri d'altissima scuola qui oggi al Palo Giata. Non potrebbe essere altrimenti nella sfida tra la terza e la quarta della Serie A2 Girone B del Futsal. L'Augusta subito a rispondere, ma a trascinarsi palla direttamente in rimessa dal fondo col giocatore entrato al posto di Diogo Camillo. Qui Velasquez prova ad accendersi, ma sbaglia ancora. Allora Beto Pull forse trattiene. Si va lo stesso, comunque da Ricici, che riesce a far passare il pallone per Cannata, torniato da uomini e costretto a retrocedere quasi fino a Soso, servito ora. Sale Soso oltre la metà campo, Ricici avrebbe Diogo Camillo qui sulla sinistra, se ne accorge ora Soso. Il capitano è rientrato e gioca un lungo linea per un compagno che gliela restituisce di fronte a sé Velasquez. Lo sfida Diogo Camillo, il tiro è rimpallato, la porta è vuota, Soso di testa da quest'altra parte. Diogo Camillo, il filtrante ben portato da Cannata che gioca, palla su Creaco e ancora Diogo Camillo, Soso altissimo come al solito, servito in questo istante per superiorità numerica nella metà campo avversaria. Soso rimane qui sotto la banda sinistra, Diogo Camillo lo osserva ancora, ecco l'estremo difensore, maglia numero 1, Cannata, Diogo Camillo, Ricici. Solite finte di Ricici che torna da Diogo Camillo. Lungo Velasquez che stoppa e poi prova direttamente in porta. Era un'ottima idea quella di Velasquez. Peccato per il tocco sporco sul pallone. Ricici Borsato sta per recuperare palla qui sotto. Soso. Sale Soso, palla dentro, ottima azione in velocità, quella che aveva chiamato Ricici. Se n'era accorto lì lungo Creaco che batte male ora il corner. Attenzione a Velasquez, è tornato tra i pali Soso. Velasquez offre di piatto a Beto Pull, dialogano veloce i due, poi a due tocchi da Osni Garcia. Borsato protegge come al solito, spalla la porta, poi si gira sul sinistro contro l'opposizione di Capitan Diogo Camillo. Fallo laterale in zona offensiva è per l'Olympus con capitano Oscar Velasquez. Lungo da Borsato, ancora contro Cannata. Buona coordinazione di Borsato. Velasquez, Beto Pull, Osni Garcia, Borsato. Usato Osni Garcia ora, veloce da Beto Pull che la lascia lì, ancora Osni, Borsato. Si inerpica in un dribbling di troppo, lo capiscono quelli dell'Augusta che ora devono ripartire da dietro, sono prezzati. È Creaco che forse si ipnotizza da solo, Beto Pull va a mettergli pressione, prendendosi comunque l'applauso dei suoi sostenitori, ma fornendo solo rimessa dal fondo a Soso, ora effettuata. Su Cannata, Osni Garcia chiama dei miglior piazzamenti in difesa, infatti retrocedono anche Beto Pull e Borsato. Ricici, lungo dal proprio compagno, appena entrato Danso, e si guadagna subito un buon calcio d'angolo. Danso, Cannata. Danso, rapido nel conquistare, fallo laterale in questa occasione. Sale anche Soso, infatti viene servito, ma è nella propria di metà campo Soso. Quindi Ricici, Diogo Camillo.
Diogo per Soso. Ricici. L'opposizione col fondo schiena di Velázquez. Solo calcio d'angolo per l'Augusta. Soso. Ha dato a Diogo Camillo. Borsato in prima pressione. Il resto dell'Olympus è dietro. Cannata. Diogo Camillo. Diogo Camillo ancora lui. A lasciare a Soso. Si allargano a ventaglio per poi stringersi. I movimenti offensivi di un Augusta che ora ha danzo molto largo sulla banda destra. Cannata a farsi incontro. Soso che scambia ancora con Diogo Camillo. Non trovano il momentum. Lo spiraglio giusto. Quelli dell'Augusta che ora cambiano versante su Ricici. Per poco sbaglia. Allora Soso, Diogo Camillo. È salita la pressione dell'Olimpo. Soso di Garcia. La recupera male. Ricici, Beto Pool. Con fisico e tempismo, come al solito Beto Pool, a costringere gli avversari di spalla ad appropinquarsi verso la linea di delimitazione laterale del campo. Nel frattempo cartellino rosso per Ricici, probabilmente per proteste. Abbiamo visto l'arbitro correre come se avesse sentito qualcosa dal nulla verso il centro del campo. E dopo il 10, anche il 17. Abbandona anzitempo il campo per l'Augusta, che perde due dei suoi uomini più rappresentativi, in Jorge Enrique e in Ricici. Andrigno è pronto a dar vita a minuti di superiorità numerica per l'Olympus, che è avanti di due reti sull'Augusta. Siamo 3-1 qui al Palaggiata. Quando i tre rimanenti giocatori di movimento, oltre a Soso estremo difensore, si piazzano a difesa di questo svantaggio di due reti per un'Augusta che dal punto di vista disciplinare soffre molto più che quello tecnico. Osni Garcia prova a riprendere la concentrazione, forse sfruttando se stesso. Soso dalla propria metà campo a cercare una girata di cannata che non arriva. Si arrabbia a morire Soso. Frasi irripetibili dopo traduzione. Osni Garcia, Velázquez. Beto Pool, Velázquez. Osni, Velázquez. Veloce giro palla dell'Olympus. Osni. Velázquez, Beto, non passa, c'è Soso che prova poi a rinviare Osni Garcia con una gran palla recuperata, poi calciata sull'esterno della rete, illusione del gol del 4-1 da questa posizione. Soso nel frattempo è rimasto ancora a terra, problema alla caviglia sinistra. Un fallo combinato in questi primi 6 minuti di gioco dai direttori di gara, che però hanno espulso dal terreno di gioco nel primo tempo per doppia ammonizione Giorginio, nel secondo con rosso diretto evidentemente per proteste il 17 Ricici. Eugenio litiga anche con degli elementi del pubblico dell'Olympus. Speriamo tutto dopo la fine questa gara molto tesa possa rientrare all'interno dei canoni della normalità. Qui Soso per Diogo Camillo, che poi pressa di Eugenio, che alza le braccia come a dire di non aver commesso fallo. Carlos Velázquez, Oscar scusate, Velázquez di Eugenio. Velázquez borsato. Osni Garcia, ancora Velázquez. Osni borsato. Velázquez, lungo da Di Eugenio, l'intervento è scivolata di Soso ed è calcio di rigore. Il cartellino giallo per Soso. Prima ingenuità, primo errore della gara di Soso, che finora era stato straordinario.
in ogni intervento proposto. Qui Danso e Borsato nel frattempo dialogano. Alza la mano il capitano dell'Olympus, Velasquez, sarà lui a battere. Qualcosa da dire ancora al direttore di gara, mister Tringali, per l'Augusta. Allontanato nel frattempo l'allenatore dell'Augusta Tringali. Augusta sotto di un uomo, di due reti, quando Velasquez parte e trasforma, spiazzando Soso, è il poker dell'Olympus Olgiata, segna il capitano, 4-1. L'amarezza di Giorginio e di mister Tringali. Giorginio che segue la gara a 2 metri da noi, sotto la nostra postazione, e proverà adesso con i compagni che hanno ristabilito naturalmente dopo la rete subita la parità numerica a dar manforte almeno morale da fuori, ma non è facile anche se ci sono 13 minuti da giocare per l'Augusta contro un Olympus Olgiata che oggi sembra autorevole e cinico nello sfruttare le occasioni create, a differenza di avversari che hanno sì opposto un portiere straordinario come Soso, ma che quando giunti davanti a Leo Freddi hanno dovuto più o meno conoscere una cattiva sorte in molti casi nelle loro conclusioni, che poi disciplinarmente sono stati meno attenti di quelli di Ranieri, calmi nel gestire anche l'emotività di una sfida così importante. Due rossi per l'Augusta, 0 per l'Olympus, che forse fa risiedere parte del proprio vantaggio proprio in questo Soso, è seduto a terra, difficilmente potrà proseguire la gara l'estremo difensore dell'Augusta, che si è fatto male all'altezza della caviglia, l'avete visto, era a terra. Soso è sconsolato, sale l'Augusta, Danso deve essere, non deve essere ingannato l'Olympus da un atteggiamento non un po' remissivo di avversari che sono col proprio portiere infortunato, senza allenatore in panchina e con i due giocatori più rappresentativi espulsi e che hanno quindi abbandonato anzitempo una contesa decisiva per la prova ai playoff, per il posizionamento in vista dei playoff di queste due squadre. Diogo, sale la pressione dell'Olympus, anche il pubblico dell'Augusta si scalda. Di Eugenio recupera, Di Eugenio fuori, ancora una volta illusione del gol. I supporters dell'Augusta Danso, Diogo, qualche supporters dell'Augusta di intimare a quelli dell'Olympus di continuare a giocare al massimo delle proprie possibilità. Augusta che è in ginocchio sotto molti punti di vista, con soli due cambi in panchina, qui con Cannata che toccato all'altezza della caviglia chiede lo stop al direttore di gara e time out in favore dell'Olympus. Ne approfittiamo per una piccola pausa. Eccoci in cronaca dal Palo Olgiata, la 18ª giornata del girone B di Serie A2, quello in cui l'Olympus sta conducendo per 4-1 sull'Augusta nella sfida che oppone rispettivamente appunto la terza e la quarta squadra classificata per ora. Dopo questa gara ne mancheranno altre 5 al termine della regular season, poi il post season a decidere titoli e quant'altro di questa serie che fa da trampolino di lancio verso la Serie A. Possesso palla dell'Olympus che ora ha ruotato tutti i giocatori in campo in questo inizio di seconda frazione, lasciando ora dentro, quando siamo giunti quasi alla metà di quest'ultima, 9 minuti e 17 secondi sul cronometro della ripresa, a porre appunto ad un Augusta
che se nel primo tempo aveva perso il suo uomo più forte e rappresentativo in Jorginho, anche nel secondo tempo ha dovuto soffrire un cartellino rosso mostrato a Ricici. Quindi Diogo Camillo a farsi carico di molte responsabilità col tacco fa carambolare su Cannata. Allora Soso, raso terra dritto per dritto, Danso indietro. Diogo, Cannata di prima, di Eugenio intercetta. Scambia con del Ferraro. Dalle molle. Del Ferraro. Di Eugenio. Del Ferraro da Marchetti, ancora il centrale dietro, l'ultimo dell'Olympus. Dalle molle. Male, allora Cannata per Danso. Appoggio a Diogo che si invola. Diogo Camillo inseguito da Marchetti. Attenzione a Diogo che vola. Calcio di punizione e cartellino giallo per Marchetti. Come al solito la rincorsa di Diogo Camillo. Si conversa verso la panchina dell'Olympus e poi parte. Bomba di Diogo, altissima, Leo Freddi. Vorrebbe rimettere velocemente, invece va da Del Ferraro. Allora Marchetti, appena ammonito, Del Ferraro. Dalle molle. Marchetti, Del Ferraro. Dalle molle lungo l'out di sinistra, lascia partire una conclusione respinta, raccolta poi palla da Marchetti, Del Ferraro, da Di Eugenio, ancora Del Ferraro, dalle molle, ora Di Eugenio. Naturalmente l'Olympus vuole tenere il pallone dentro per far scorrere il tempo effettivo che la divide, una vittoria che verosimilmente sembra poter arrivare contro un'Augusta che ha un po' tirato i remi in barca, diciamo. Soso ha rinviato verso Danso che stoppa, va giù, calcio di punizione. Battuta la punizione dall'Augusta, nel frattempo si torna da Diogo Camillo. Tende la salita di un Soso ancora un po' claudicante. Diogo Camillo, Soso. Scambiano i due. Diogo Camillo, serve l'intervento forse di Leo Freddi, no, l'ha toccata Danso. È entrato nel frattempo anche l'altro di Eugenio con il numero 23. Dalle molle va da Del Ferraro, proprio di Eugenio che ha dato il cambio a suo fratello. Del Ferraro, dalle molle, di nuovo il numero 6, dialoga con Marchetti, dalle molle, di Eugenio, non rischia, si va da Del Ferraro, di Eugenio, l'1-2, ottimo con Marchetti, calcio di punizione, quando chiedeva il vantaggio di Eugenio. Per poter andare alla conclusione contro Soso. Marchetti per Velasquez che è rientrato in campo. Di Eugenio. Numero di Di Eugenio. Poi Velasquez, Di Eugenio. Dalle molle. Marchetti. Di nuovo dal 23. Velasquez. Passata dalle molle. Soso. Che la mette giù e parte. Soso che ha smesso di zoppicare, prova ad andare fino in fondo Soso. Leo Freddi, la porta è vuota, Marchetti stoppa malissimo però. Soso
Sosa si è fatto male al gomito. Diogo. Carbonaro. Soso. Cannata, Diogo. Camillo. Palla che passa, l'orgoglio dell'Augusta risiede nel capitano che fa 2 a 4 dalla distanza e manda un bacio alla telecamera. Sette al termine, l'idea di aver smesso di giocare da parte delle due squadre può venir meno perché se erano 3 i primi gol che distanziavano l'impulso Olgiate e Augusta, ora sono 2 perché ha continuato a crederci il capitano. Il Danzo regolarmente a recuperare palla, così come fa anche Velasquez. Marchetti dalle molle largo a sinistro. Velasquez prova a passare, sbatte su Cannata, contropiede che non si concretizza di Eugenio. Leandrinho. Velasquez. Di Eugenio. Di Eugenio se ne va, Danzo la protegge, Di Eugenio senza fallo secondo il direttore di gara Velasquez, dentro Di Eugenio perde contatto col pallone al momento decisivo, poi la recupera di nuovo, poi dalle molle tra le braccia di Soso, rinvigoritosi anche dopo il gol del 2 a 4 Soso. Cannata. Diogo, è salito Soso, servito. Giorginio guarda da vicino. Sinistro ancora, in due tempi Leofreddi, la porta è vuota, Leofreddi rinvia, Soso fa in tempo a tornare lì a stoppare col petto e a riproporre per Cannata. Saranno comunque appassionati questi 5 minuti e 50 secondi che ci dividono di tempo effettivo dalla fine della 18ª giornata del girone B di Serie A2. La sfida tra la terza e la quarta qui al Palo Olgiata con Cannata che subisce fallo. Rientrato Borsato, rientrato Velasquez, anche Leandrinho e Dosni Garcia, ripropone il quintetto di partenza Ranieri che non vuole scherzi in questa gara che può portare l'Olympus Olgiata a più 5 sui diretti avversari e più prossimi inseguitori al terzo posto. Mancherebbero poi altre 5 gare prima del termine della regular season, un doppio vantaggio in casa che non è da buttare per l'Olympus ma è da difendere, anche perché Augusta continua ad attaccare, lo fa con Soso. Diogo. Diogo Camillo. Soso. Diogo se ne va con un buon dribbling, rimasto in campo Diogo Camillo. Dietro poi il lancio, dritto per dritto, intercettato, in porta torna velocemente Soso, è bravo Danzo, che poi se ne va sulla banda destra, un po' addormentato Velasquez, si addormenta anche Danzo, che butta fuori il pallone, Velasquez, sale Velasquez, non è pressato, torna da Leandrini, Osni Garcia, Leandro Alfonso, Borsato, Osni Garcia, la tiene lì. Velasquez, Leandrini, nuovo Velasquez. Velasquez borsato con l'intervento su Diogo Camillo, fallo laterale. 4 e 13 dal termine per l'Augusta. Diogo scava dove Osni Garcia, è molto bravo a recuperare allora Velasquez. Diogo in scivolata. Con decisione e puntualità poi viene toccato, l'azione prosegue, Borsato può retrocedere palla a Leofreddi, altre proteste da parte dell'Augusta, Borsato servito direttamente dal proprio portiere, va di suola da Leandrinho, a sinistra Osni Garcia, Leandrinho lascia lì il pallone, errore di distrazione del 12, quindi può ripartire la formazione in maglia fosforescente, Danzo, Soso,
Soso con un delizioso assist in profondità. Era scattato Carbonaro, palla leggermente troppo lunga. Leofreddi, Borsato, Velasquez. Oscar Velasquez indietro, sbagliano i compagni ad andare sul pallone. Allora Carbonaro riapre la gara per l'Augusta, dormita dell'Olympus. Ci credono adesso gli ospiti. 3-4 al Palaugiata. Pratica calma in mezzo al campo Borsato, 3-18 al termine di una gara che con l'orgoglio e la forza di una squadra che ha perso i suoi due giocatori probabilmente più importanti. Non ha più l'allenatore in panchina, era sotto di 4-1, mancano 3 minuti, adesso può addirittura aspirare al pari in una gara che a un quarto d'ora dal termine sembrava già conclusa. Sintomi di paura da parte di Ranieri, che si possono vincere anche nell'ingresso di Beto Pool, che se ne stava comodamente seduto in panchina dal quarto del secondo tempo. Palla ora a Leandrigno. Beto Pool, Osni Garcia, lungo da Borsato, attende il movimento di Osni Garcia che ha provato a dare a Leandrigno ma può aprire col passaggio sbagliato la chance del contropiede. Diogo Camillo che la porta e ritorna indietro, la pressione poi di Leandrigno, il pallone è scagliato direttamente fuori dall'Augusta, fallo laterale di cui si va a incaricare Beto Pool. Osni Garcia, Leandrigno, ripreso ad attaccare l'Olympus, Leandrigno, palla che attraversa tutta l'area di rigore per finire fuori dall'altra parte. 2.33 al termine, il time out stavolta lo chiama l'Augusta, approfittiamone per un'altra piccola pausa. Pronti alla ripresa delle ostilità, quando di secondi al termine ne mancano 143, saranno lunghissimi per l'Olympus, molto corti per l'Augusta che vuole provare in ogni modo a mettere il punto esclamativo su quella che si sta concretizzando come una clamorosa rimonta. Soso e Diogo scambiano male, è fallo perché la palla non poteva essere retrocessa a Soso che ancora non aveva superato la linea di metà campo. Calcio di punizione che Osni Garcia batte ora su Leandrigno. Leandrigno da Beto Pool. Pool la porta, va da Osni Garcia. Ecco Borsato. Osni Garcia. Beto Pool. Borsato non salza il pressing dell'Augusta che attende probabilmente che gli avversari entrino nella metà campo. Borsato qui però è indotto all'errore da Danzo che da quando è entrato in gara forse non ha prodotto moltissimo dal punto di vista offensivo, ma si è mosso davvero tanto ed è riuscito con i suoi appunto movimenti di pressione a mandare all'errore tante volte i palleggiatori dell'Olympus che qui devono rinviare con Borsato un campanile direttamente in fallo laterale per l'Augusta. 2 minuti precisi al termine quando Diogo imposta. Beto Pool e Osni Garcia in prima battuta per la pressione, sale anche Soso che varca la metà campo dando ancora al capitano. Diogo Camillo di punta, Borsato, Soso di testa. Che portiere Soso, Beto Pool, Leandrigno, Beto. Lascia passare, da Borsato ancora Soso. Borsato, dietro da Osni Garcia. Vorrebbe un inserimento, deve ancora andare da Borsato che col tacco fa transitare verso Leandrigno. Leandrigno per Borsato, Soso, non si sa come l'ha presa questa. E poi il fallo di Beto Pool che è già ammonito, è il secondo cartellino giallo anche per Beto Pool e anche il 14 dell'Olympus se ne va sotto la doccia lasciando per 78 ferali secondi l'Olympus Olgiata in inferiorità numerica in casa in vantaggio di una rete sulla quarta forza del campionato. Diogo Camillo e Pool vanno a conversare, Pool che si produce nella stessa scena proposta da Giorginio che ci ha messo tanto per abbandonare il terreno di gioco nella prima frazione quando è espulso per doppio giallo. Stessa cosa è capitata
ora Ae, Beto e Pool, quindi rinvigoriti nelle proprie speranze. I supporters dell'Augusta che se la prendono anche con Ranieri, che dalla panchina risponde, provano ad ordire l'ultimo assalto. Quelli dell'Augusta lo fanno con Diogo Camillo, che va direttamente fuori. Osni Garcia lungo il pallone di Leo Freddi. Si arrabbiano qui nella tribuna sotto un'altra postazione. Si poteva gestire in altro modo questo pallone. Cannata, sale Cannata, Soso vicino a sé, doppia superiorità numerica adesso. Osni Garcia va in pressione, Borsato, porta vuota, Borsato! Borsato! L'apre lui, la chiude lui! Arrabbiato col mondo Borsato, abbraccia il pubblico dell'Olympus che vede le streghe, l'inferno, ma risorge. 5-3 al Palau Giada. La grinta di Osni Garcia, la carica di Luis Borsato a 58 secondi dal termine. Succede di tutto anche in tribuna. Un pezzo della balaustra che divide dal campo, che se n'è andato via in occasione del gol di Luis Borsato. Adesso attaccano a piano organico quelli dell'Augusta, che non hanno demeritato, hanno giocato una gran gara qui al Palau Giada e provano ad attaccare fino alla fine. Con Soso da Diogo Camillo dentro l'area, stoppato, Danso, Borsato, si impegna, la palla che non passa col fianco contro la balaustra, Borsato. Soso l'ha messa in fallo laterale, i segni del sudore dei giocatori di una partita straordinaria qui sul parquet blu, oltre la linea di delimitazione laterale. Quando Leo Freddi rinvia, va a saltare Borsato di testa lunga e rimessa dal fondo. 40 secondi al termine. Sempre con l'uomo in meno l'Olympus, che qui deve contenere Diogo Camillo, che fa transitare a destra per un compagno. Ancora Diogo Camillo, si va a disporre Soso. Camillo! Leo Freddi a due mani. Soso, Diogo Camillo. La danza sul pallone di Diogo Camillo, poi Cannata, Danso su Leo Freddi, ancora Danso, alto sulla traversa. Si arrabbia Danso, che ha giocato come i suoi compagni. Davvero una gran gara qui Diogo Camillo, una delle ultime occasioni, sparata altissima a 17 secondi dal termine, con due gol di vantaggio, uno degli ultimi palloni da gestire per l'Olympus. Viene lanciato su Borsato, stop di petto, si ferma sulla linea e mette dentro anche questa. Luis Borsato decide la partita più importante della stagione dell'Olympus, con una grande prestazione, 6-3. Saltati anche gli schemi nel finale, dedica in alto per Luis Borsato. Soso che su quest'uscita, forse imperfetto, stop col petto di Borsato che dalla linea di fondo l'ha messa dentro. E naturalmente la partita a 9 secondi al termine è finita, anche se Diogo Camillo continua a calciare palloni verso la porta di Leo Freddi, all'orgoglio del capitano che è riuscito a non demordere in una gara lungamente condotta dagli avversari. Palla in fallo laterale. 3 secondi al termine, Di Eugenio batterà per Leo Freddi, che tiene il pallone quando la sirena ed il triplice fischio ci dicono che l'Olympus Olgiata, al termine di una partita bellissima, di intensità straordinaria, batte 6-3 l'Augusta e la distanza di 5 punti, mantenendo il terzo posto nel girone B della Serie A2. È tutto dal Palau Olgiata, buona serata.